Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con un giro un po' lungo per riuscire ad arrivare qui all'Accademia Crepapelle, ma questo ci ha permesso di ottenere un po' di oggettini, mica male comunque. Ora finalmente possiamo entrare all'interno dell'Accademia. Molto spaventosa, devo dire. Scappiamo! Ah! Aiuto! Ah! Aiuto! Ah! Che è successo? Andiamo, Luigi! Ok. Allora, questo nemico che ora vedremo, questo qua, potremmo lasciarlo qua per tutto il gioco e non cambierebbe nulla. Una volta l'ho fatto, sono tornato qui giusto per una volta e ho schiacciato. La striga ignarda e i suoi scagliocci si sono infiltrati nell'Accademia e stanno trasformando i sapienti dell'Accademia in mostri. Aiuto! Uff! Occhi tocchi. Allora, tu che cosa sei? Il dottor Laser. Dottor Laser, è arrivata la tua fine. Allora, qua c'è un giro abbastanza lungo da ma allora, non è difficile, ma è abbastanza lungo fare tutto sto giro, credetemi. E ogni volta che vedo, ecco, una piattaforma vuota, mi chiedo se ci siano oggetti. Guarda caso, ce n'era uno. Qua non c'è nulla, peccato. Allora, di qua c'è qualcosa. Non ci arrivo. Dicevo, c'è qualcosa? Perfetto, uno sciroppo e un super fungo. Allora, qua, chiuso, perfetto, qua c'è elettricità. Possiamo andare solo in questa direzione, allora. Che cosa abbiamo qui? Ma guarda un po'. Abbiamo una X. Questo ci apre quella via. Qua c'è un blocco con un fungo. Da questo lato un altro blocco. Vediamo. Ok, che gira la X. Che poi non ha senso rigirarla di nuovo, ma ehi, un tirafagiolo. Va bene, proseguiamo da questa parte allora. Vediamo che cosa ci nasconde. Oh no! No! Sempre nel mezzo, dannazione. Allora, questo è abbastanza fortino però. Meglio eliminare subito. Quando mai? Dicevo, meglio eliminare subito i nemici che riusciamo a eliminare subito. Oh, finalmente! Oh yeah! Bravo Luigi! Perfetto! Sarà una sciocchezza passare per queste aree. Per fortuna siamo a un livello, devo dire, ottimale. Siamo a un livello ottimale per questa zona. Allora, proviamo subito a fare questo, anche se non mi ricordo benissimo cosa si fa. Ho visto una volta fare un'intera boss fight, se non ricordo male quella finale, solo con quell'attacco, con tutto il tempismo. 1, 2, 1, 2. Io questo tempismo così perfetto non ce l'ho. Zero totale. Cioè, sono bravo, perché sono bravo. Ma non a certi livelli, credetemi. Qua non c'è nulla, peccato. Vediamo di qua. È sempre strano quando pensi o speri più che altro che ci sia qualcosa e poi la tristezza ti assale perché non riesci a trovare un oggetto segreto. Come quando vai sui Souls, che pensi, questo è un muro segreto. E certo, come no. Bravo Luigi. Perfetto, allora io ti farei un giro d'attacco. Ho visto un 5. C'è il 5. Sì, 5. Oh Luigi, quanto mi rendi felice. Vai Mario. Devi recuperare un po' tuo fratello. Guarda, io non ho preferenze su chi vada meglio dell'altro.
Sono contento, anzi, se riusciamo a portare a buoni livelli entrambi. Ma proprio non ho problemi a che vada prima uno che vada l'altro. Puff! Andiamo di qua. Ok, ecco. Questi nemici iniziano a essere un attimo più complessi. Sono una cavolata da uccidere perché... ok. Basta veramente che gli me... oh cacchio, l'ho ucciso. Stavo per dire, basta che fate gli stessi colori. Ho ottenuto una casacca verde e muoiono automaticamente. Mario, che ne dici di un giro di difesa? Vedo troppi uno. Vedo troppi uno. Vedo tanti cinque. Qua vedo gli uno. Buffy, vedo gli uno. Ok, andiamo di punti vita. 5. Yes! Bravo! Mi ero scordato addirittura che ci fossero i 4. Penso che sorpresa aver visto anche un 5. Cioè, tutto dire. Puff. Devo dire che ho preso più dimestichezza, forse non è neanche il termine adatto, con il controller su un gioco da Game Boy. Sto prendendo i tempismi giusti. Allora, abbiamo ottenuto la difesa scolastica dopo Mario, per attaccare sempre dopo Mario. Per quel 2 di difesa in più, guarda, anche no. Sincero, anche no. Grazie di avermelo dato, ma... sto bene così. Occhi tocchi. Ecco qua. Trasformiamolo in rosso e si suicidano da soli. Vroom, vroom. Ecco fatto. Questo qua ha un tempismo veramente di me. Fatevelo dire. Ha un tempismo veramente del cavolo quel nemico lì. Blocco fratelli. Il blocco del tuo colore, se colpito, si muove in direzione della freccia. Poiché i blocchi fratelli sono in fase sperimentale, colpendoli non si tengono monete. Peccato. Invece di qua, che cosa abbiamo? È un blocco rosso. Che succede se gli do una martellata? Niente, peccato. Vediamo di qua che cosa abbiamo. Oh, ma guarda. Qua me ne manca uno. Ok. Allora, blocco usato in Super Mario 64. Ancora non si conosce la ragione per cui scompare appena viene colpito. Blocco usato in Paper Mario. Sembra fatto di un materiale morbido, ma in realtà è piuttosto duro, solo per esperti. Questo invece è il primo gioco di Mario. Blocco usato in Super Mario Bros. Fatto di una sostanza segreta del regno dei funghi. Ha un aspetto metallico. Qui? Blocco usato in Mario World. Realizzato con materiale leggero e lucente. Assorbe gli urti. Perfetto, e di qua invece? Questo è un nuovo tipo di blocco. Blocco vai vieni, inverti il suo moto con un colpo in coppia. Poiché il blocco vai vieni in fase sperimentale, colpendo non si ottengono monete. Ecco, questo è un filo più difficile da ottenere. O meglio, più che difficile, palloso farlo. Questo invece è blocco della cuccagna. Il blocco del tuo colore, se colpito, vi fa vincere monete. Poiché i blocchi della cuccagna, sì. Ecco qua, in sostanza escono le lettere e tu colpisci quella lettera, niente più niente meno. Ok, andiamo di sopra, anche se... Porta del Sole, centro ricerche sui blocchi. Ok, noi siamo qua, possiamo tirare dritti e poi girare a destra. Vediamo che cosa si nasconde a destra, anche se prima... ecco fatto. Occhi tocchi. Allora, distruggiamo subito questo, che è il più fastidioso dei nemici. Ecco qua. No. Speravo di farli uccidere assieme. Vabbè, siamo troppo forti. Di qua c'è qualcuno? No, ho sbagliato. Vabbè. Va bene, non importa. Uno. Bio. Laser. Vai Luigi. Ecco fatto. Pa-ba-ba-bam. Di qua, aspetta. Dove? Cos'è? Ah, ok. È andato verso l'alto e pensavo fosse scomparso. Ecco qua. Preso. Sai cosa? Ecco fatto.
Beh, 136 punti esperienza, mica male, eh. Mica male all'inizio, occhi tocchi. Ok, voi siete... un attimo più problematici. Bio, 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 laser. Beccati questo. Un colpo solo, bravi tutti. Ecco qua, pam, bam. E Luigi è salito di nuovo di livello. Ovviamente tenere quello che ci raddoppia i punti esperienza è sicuramente un bonus niente male. Vedo un 1. 5. Ma vai, Luigi sta salendo a dei livelli terribilmente alti. Non so se me ne sono perso qualcuno, credo di no perché sono stato abbastanza attento, però ecco un fagiolghigno. Allora, aspetta. Ah, faccio schifo con questo qua perché non guardo mai effettivamente quale dei due sta andando. E non ho mai capito se il numero delle monete è fisso oppure è in base al tempo o quante volte lo premi. Qua? No. Ce n'è uno nascosto? No? Strano. E un'altra nocciola. Ne abbiamo solo due, credo. Allora, come siamo messi coi fagioli? Giusto per curiosità. 79 verdi, 11 di questi qua marroncini, 6 di quelli rossi e 2 di quelli gialli. Quelli gialli purtroppo sono i più difficili da ottenere perché si ottengono solo con i minigiochi. Non ho mai provato a farmarli, devo essere sincero. Ah, lo sapevo. Tirati su. Tirati su, Mario, per favore. Bravi. Ecco fatto. 136 punti esperienza. Mica male, mica male, mica male veramente. Allora Mario, se riusciamo ad aumentare la difesa mi fai contento. No, vedo troppi uno. La vita no, l'abbiamo fatta prima. I punti fratelli. Vedo un uno. I baffi. Vedo un uno. Niente, tentiamo la difesa. Pecchiamo subito l'uno. Vabbè dai. Meglio di niente, meglio di niente. La meccanica è sempre quella. Meglio di nulla. Però sarei più contento. Perfetto. Ecco fatto. Colpo laser, vai. Perfetto. Parapapapam. Oh, per fortuna che Mario inizia sempre il primo. Uno, due, tre. Perfetto. Oh, a livello di danni veramente siamo messi benissimo. Colpo laser, vai. Ecco, se vi ricordate la puntata scorsa, il potenziamento che abbiamo ottenuto, che ci fa mantenere il salto, diciamo, contro nemici del genere è utilissimo se non siete pratici a evitare questi tipi di attacchi. Il cagnolone. Il Catenatic. Oh, ok, per fortuna era morto. Peccato che il gioco... cioè, peccato mica tanto perché comunque già il fatto che si evolvono le mosse è una roba fighissima. Ma peccato che hanno solo due evoluzioni. Se ne avessero anche di più sarebbe veramente bello. Allora, come si risolveva questo puzzle? Non mi ricordo. Cosa si doveva fare? Credo. Vediamo. Codice di apertura delle porte. Ok, fammi fare un attimo. Ecco fatto, ho fatto lo screen. È un po' cheatare? No, perché io questa stessa cosa la facevo con i fogli di carta quando ero bambino. Quindi, rosso, 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 blu, rosso, no, rosso, blu, rosso, rosso. Potunk!
Più. Mi accendo. Mi ha fatto ridere, scusatemi. Ed ecco qua il primo blocco. Ah, ecco, era bloccata la strada a prescindere. Seguiamo il raggio di luce, Luigi. Aspetta un secondo. Ci sono delle zone nascoste, tipo qua sotto in queste zone, che bisogna fare attenzione. Bisogna fare attenzione perché nascondono ovviamente i cerchi dove si nasconde i funghi. I funghi, sì, i fagioli. Aia. Allora, questi sono pericolosi. Ecco appunto, ecco. Ti avvelenano. Sti stronzi qua ti avvelenano. Oh, bene. Se sono tre devi ucciderli tutti. Ah. Ecco appunto. Però se sono due devi fare uno e due. Allora, Luigi, dammi un secondo che ti do... Ecco, un fungo. Facciamo anche uno sciroppo. Madonna mia. Luigi 51, Mario 35. Ma aspetta, è per via della, dei pantaloni, no? Per via degli strumenti, almeno. Sì, porca miseria. Ha aumentato di 20, grazie al cavolo. Anche se ti dirò che quello di Luigi che ne abbia di più, a me va anche bene. Ah, mi è saltato addosso, uffa. Ecco. Ok. Trasformiamolo in giallo. Ah! Così muoiono tutti. Senza neanche troppo sforzo. Parapapapam. Però mi sa che forse... Allora, voglio provare. Voglio capire se... Uccidendoli tutti assieme... Cioè, uccidendoli con il match di colori... Guadagniamo meno punti esperienza. Uccidendoli coi colori, ecco, abbiamo ottenuto 66. Uccidendone uno ne abbiamo ottenuti già 132. Vuol dire che se li uccidiamo facendo i tre colori guadagniamo molti meno punti esperienza. Ecco, questa è una di quelle zone. Anche se qua ti fa avanzare, però ci siamo capiti. No, di qua. Allora, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, dannazione. Ok, si può rifare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27. Abbiamo ottenuto un pochino di mono. Oh, ma posso farlo ancora una volta? Perfetto, mi fai contento. Vediamo se riusciamo a sto giro a superare il 30. Se superiamo il 30 mi fermo e sono contento. No, beh, non mi fermo, continuo finché riesco. Però sono contento con me stesso. Ecco, adesso vedi che sbaglio al 20. Ah, lo sapevo, troppo presto. Vabbè, abbiamo ottenuto più di 60 monete, credo. Accademia Crepapelle, il corridoio. Perfetto. Proseguiamo di sotto. Ok, questa è una di quelle zone in cui ci dividiamo. Vediamo se ci sono altri fagioli per terra. Mi sa di no. Perfetto, allora controlliamo subito. Tu puoi andare qua sotto? No. Facciamo cambio. Perfetto. No. Ecco, e quando mai? Facciamo cambio, Luigi. Ok, c'è un blocco. I punti si ottengo saltando il pulsante A e B, colpendo i blocchi in movimento. Se entro 25 secondi si ottengo 30 punti alla porta al prossimo livello si aprirà. Oh,
È una cavolata. Però ci sono blocchi veramente lenti. Oh cavolo. Oh, gli ultimi li stavo missando tutti con Luigi. Allora, continua tu Mario. Però per sicurezza facciamo uscire anche lui. Sia mai che poi rimane lì bloccato. C'è qualcosa di nascosto qui? Tipo un fagiolo? No, perfetto. Qua c'è nulla? No, qua non c'era nulla. Proseguiamo. Andiamo di qua. Qua non c'è nulla, giustamente. Aspetta, forse mi sono ricordato cosa devo fare in questa zona. Porca miseria. No, ok, forse non è la zona che dico io, però porca miseria. Eccolo qua. Adesso li trovo tutti, ti giuro. Ce ne sono altri? Non lo so, di solito i numeri pari non portano mai bene. Qua c'è nulla? No, lì non c'era nulla. Cosa dobbiamo fare? Non mi ricordo. O meglio, dove dobbiamo andare? Non mi ricordo. Ah, qua sotto, che scemo. Ecco fatto. Cicci. 2, 3, eccoci qua, perfetto. Luigi, Luigi, riportami al mio stadio normale. Bravo. Ecco fatto. Ora facciamo cambio. Non ho mai capito questo verso, ma ehi, va sempre bene. Perfetto. La strada è di nuovo aperta, credo, spero. Altra zona bloccata, va bene. È proprio un gioco di specchi qua. Proseguiamo in questa zona, ma prima facciamo un salvataggio per sicurezza. Siamo a 1696 monete. Mica male. Allora, un tirifagiolo, un altro fungo, un altro fungo e uno sciroppo. Ed ecco qua uno dei cerchi che vi dicevo. Questo vabbè, non era difficile da trovare, però ce ne sono altri che magari uno perde di vista. No. Ah, sbaglio continuamente questo qua, perché non fai mai in tempo a vedere quando va uno e quando va l'altro. Ecco. Quanto siamo adesso? 1700? Sì, 1723. Allora. Questa zona qui me la ricordo. E quando mai ti sbagli? Allora, vabbè, non mi metto a salvare di nuovo visto che abbiamo appena salvato. Proseguiamo a piedi. A questo giro, questi qua, uccidiamoli uno per uno. Vabbè. Come non detto. 1, 2, 3. E quando mai? Oh, allora, dobbiamo dire che a livello di... Luigi è salito di nuovo di livello. A livello di danni, comunque, complimenti. Buffy? Vedo un 5, forse. Velocità? L'abbiamo già fatta. La difesa? L'abbiamo già fatta. L'attacco l'abbiamo fatto prima. Punti vita, 5, va bene anche il 4, guarda, va bene anche il 4, non mi lamento. Allora, che cosa si è attivato? La scatola. Anche perché da questa parte non si può proseguire, a meno che prima non uccidiamo i nemici. Ecco fatto. Non ha senso fare il colpo potente perché tanto... Aia. Dicevo, non ha senso fare il colpo potente perché tanto li uccidiamo con un colpo questi, quindi... Ah. Non hai spazio per fare il salto lì. Ma dai! Ah, va bene, non importa. Allora... Quando fa così
una volta, no, due volte fa solo un movimento di anca. Quando lo fa tre volte lo fa due volte. Ci ho messo solo 20 anni per capirlo, ma ce l'abbiamo fatta. E Mario è salito di livello, perfetto. Allora Mario, se fosse possibile io butterei qualcosa sui punti fratello, che dici? Vedo troppi uno. Vedo troppi uno. Vedo molti meno uno. Non vedo neanche un 1. 5, 5. Bravo, bravo. Se riesco ad arrivare a 100 con i cavolo di baffi, guarda, sono contento. Ok, questa l'abbiamo ripulita come zona ed è importante che l'abbiamo fatto perché quello che sta per succedere non è carino. Anzi, giusto per sicurezza, qui lo facciamo un salvataggio. Luigi, tocca a te. Puff. Bio, 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 bio. Allora, ammetto che non mi ricordavo questa cosa della statua. Forse devo andare di qua e azionarne un altro, perfetto. Ok, questa è una zona per Mini Mario. Olchi tocchi. Ok, piccolo labirinto. Qua è chiuso. È un po' confusione, cioè meglio, è un po' strana la prospettiva. Non riesco a capire dove puoi passare e dove no. Ecco qua. Molto poi anche tetro con tutte ste facce che ti sorridono, eh. Mica fa tanto simpatico. Ok, si sono abbassati tutti. Altro barile? Perfetto. Ok, possiamo uscire. Luigi, rimettimi nella mia forma normale. Vediamo. Aspetta. Vediamo dall'altro lato prima che cosa c'è. Ok, c'è un muro. Non possiamo andare. O meglio, in teoria possiamo andare tra poco di là. Ok, ora che abbiamo due barili. Ecco fatto. Bio, 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 bio. Oh, ma guarda un po'. Questa scena mi ricorda qualcosa. Il secondo episodio mi ricorda. Luigi! Andiamo a salvare Luigi, va? Luigi! Sto arrivando a salvarti! Allora, prima di tutto, recuperiamo un po' di distanza che abbiamo fra noi e Luigi. Ah, vabbè, uno di danno, mica tanto. Rosso? Faccio ancora... Nonostante gli anni, faccio ancora fatica a ricordarmi in quale colore si trasformano. Ecco fatto. Ah, speravo di ucciderlo. Quanto? 68, ok. Allora, di qua c'è qualche oggetto. No, però c'è un dottor laser. Per fortuna riusciamo ad ucciderli con un colpo. Bio, 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 bio. Ah, troppo presto. Ecco fatto. Qua non c'è nulla. Ok, questa era la zona giusta. Mario! Arrivo, Luigi! Ho una serie di ricordi qui. Luigi, arrivo! Allora, aspetta. Ecco fatto, ancora. Non sono mai stato bravissimo a Donkey Kong, purtroppo. Non ho avuto neanche modo di giocarci così tanto. Mario! Luigi! Che dobbiamo fare? Schiacciare il bottone? Aiuto! Aiuto! Ah! Pensa che vomito. Oh, ma guarda, bravo Luigi, sei riuscito a schiacciare il bottone che ci serviva. Ma soprattutto ad aprire l'ultima zona. Ciao Mario!
Allora, prima di proseguire vorrei andare un attimo da questa parte. Voglio vedere se c'è, ecco, ovviamente qualcosa. Ok, un ricostituente, uno sciroppo e un fungo. Niente di eccezionale, ma non si butta via niente. Torniamo di sopra e rieccoci nella zona iniziale. Questa dovrebbe essere l'ultima zona che dobbiamo aprire. Oh no, qua lo so che cosa succede. Lo so. Perché mi fai questo? Però almeno abbiamo trovato il tirifagiolo. Aspetta, leggiamo per giusta causa. Formula per lancio d'acqua. Dietro martello, davanti acqua, via via. Utile per colpire da lontano fiamme e oggetti vari. Certo. Questo minigioco è terribile, credetemi. Per fortuna, tipo questo è fermo. Aspetta i prossimi che si muovono. Ma che stava scorreggiando sta roba? Per fortuna questi erano già fermi. Era solo un assaggio di quello che vedrete. Dov'era il libro per salvare? Oh, ma guarda, avevo dimenticato uno di questi. Aspetta, più al centro. Bravo Luigi, usiamo questo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.